a tutti Glacier qui a Peppy per RBN. Oggi, come avete visto dal nostro Warlog, vi porto la nostra 300ª guerra combattuta nel nostro clan. Abbiamo combattuto contro il clan Buki Tingi. Abbiamo stravinto con punteggio di 73-52. Abbiamo chiuso tutti i municipi 9, ovviamente, è il loro unico municipio al 10, numero 3 avversario. E abbiamo lasciato aperti solo i primi due municipi 11 in alto nella mappa. Vi mostro subito il primo attacco di supremacy sul numero 3 avversario, Cobain 13. Supremacy utilizza la stessa tattica che vi ho mostrato nel war recap precedente, ovvero utilizza anche in questo caso il bowless con la Walking Queen a partire dalle ore 2 del villaggio, che poi si andrà a ricongiungere con questo push pesante composto da 26 bowless, 21 dell'accampamento più 5 del castello, che veramente distruggono tutto nel giro di una frazione di secondo. Infatti il core del villaggio è stato raso al suolo. Rimangono tantissimi bowlers, il re è morto ma poco importa, il re avversario intendo, morto anche la regina ma poco importa, rimane anche l'abilità, la regina in suprema, un attacco incredibile, e dato anche che è riuscito a risparmiarsi l'abilità appunto. Ma vista la 300ª guerra combattuta in RBN, non voglio limitarmi solo a commentare gli attacchi come in un war recap, come tutti gli altri. Nel frattempo parte l'attacco di cappe, mentre parlo godetevi gli attacchi, veramente sono incredibili. Per questa 300ª guerra il mio clan ha veramente sfoderato il meglio che c'è, a parte sui municipi 11, perché la guerra era abbastanza facile, non ci siamo sforzati più di tanto per chiudere appunto i primi due della mappa. Devo dire che 300 guerre sono tante, se si considera che per ogni guerra si combatte per 2 giorni. Basta fare il conto, 300 per 2 sono 600 giorni, ma devo dire che RBN penso sia nato prima, comunque è sicuro, anzi, che sia nato prima, perché considerando tutte le guerre, tutti i giorni che abbiamo combattuto comunque fuori, o magari abbiamo sospeso le guerre per una qualche motivazione, magari post aggiornamento, eccetera, e si può pensare che RBN abbia anche più di 2 anni. Infatti così sono quasi 3, infatti sono andato a curiosare nelle info del gruppo WhatsApp del clan, è stato creato, pensate un po', a luglio del 2013, quindi quasi 3 anni per RBN, sono veramente tantissimi. Io ovviamente, come nessuno all'interno del clan, credo, ha preso parte a questa avventura a partire dal suo inizio, appunto 3 anni fa, nel frattempo parte l'attacco di Jesse. Ma devo dire che comunque chi gestisce il nostro clan per ora, cito Andri90, il nostro capo, ma anche tutti gli altri co-capi che gli danno una mano, come Berga, JC appunto, che sta attaccando, e ora per dire tutti i meriti di tutti i ragazzi di RBN dovrei stare qui a fare un video intero solo per quello. Comunque devo dire che gli devo fare i più sentiti complimenti, perché hanno messo su un gruppo di ragazzi veramente pazzesco. Di gruppi come RBN ce ne sono pochi, ce ne sono molto pochi. Io ho girato vari clan e devo dire che sono molto fiero di far parte della famiglia RBN, perché è un gruppo composto da player abili in guerra, sì, molto forti, però soprattutto è un gruppo di ragazzi molto simpatici, prima di tutto, con cui è bello quasi con tutti, anzi dai, tutti, stare in compagnia, anche divertirsi, prendersi in giro, ma soprattutto un gruppo di ragazzi che si rispettano fra di loro, dove non ci sono rancori all'interno del clan, e appunto, come detto prima, un gruppo di giocatori fortissimi che spero possa arrivare lontano dopo appunto l'aumento dei nostri player con la fusione con il clan Tomahawk. Speriamo di riuscire a raggiungere la TVC, vedremo insomma come si evolveranno le cose. Faccio ancora i miei più sentiti complimenti a tutti i co-capi e li ringrazio per comunque aver messo su questo gruppo di persone fantastiche, e appunto mi auguro che riusciremo ad arrivare lontano
Adesso continuiamo, finito il mio discorsetto insulso, continuiamo con l'attacco di Musk, che è veramente un attacco incredibile. Utilizza una Walking Ho. Parte con la sua regina a livello 30 al lato basso del villaggio a ore 6, e con i 4 guaritrici, con le 4 guaritrici che mette in questo momento, la regina va a prendersi la prima torre arciere, la torre stregone che aveva preso in precedenza, va a colpire il mortaio, distrugge la prima difesa aerea. In questo momento Musk va a uccidere il castello e stiamo utilizzando un paio di tomatori, un drago e l'uomo golfiere, viene prontamente ucciso con l'utilizzo dell'abilità della regina. Va a prendersi un'altra torre arciere. La regina prosegue questo giro, arriva a ore 9, si è fatta praticamente un lato del villaggio. Poi Musk parte successivamente a ore 1 e mezzo, 2, con il suo push composto da un golem e 5 valchirie, se non sbaglio, più ovviamente il re al 30. Utilizza subito un incantesimo furia per andare a distruggere la regina e tutto lo scompartimento che la contiene. Nel frattempo la regina di Musk ha distrutto, ucciso il re nemico e tutto lo scompartimento che lo contiene. Le valchirie sono morte, nel frattempo Musk schiera tutte le sue mongolfiere al lato basso per distruggere tutte le difese appunto poste a ore 5 più l'arco X. E in questo momento la regina va a prendersi l'arco X, aveva preso il cannone in precedenza con l'utilizzo di una furia. E Musk, pensate, non utilizza una cura, 3 terremoto più quella del castello. E 4 donatori, una mongolfiera, un mago e 2 sgherri, diciamo tutti già che ci siamo. Veramente attacco incredibile di Musk. Swagga, anzi no, non le ha swaggate. Male Musk, tirchio che non sei altro. Tirchio. Non le swagga, però attacco incredibile. Risparmiati 6 slot di pozioni. Niente incredibile, anche. Però c'è da dire che Musk, io ero a livello 30. Se avessi ero a livello 30, potrei farlo anch'io, dai. No, comunque, a parte gli scherzi, passiamo al prossimo attacco di Damiano. Anche qui, come vedrete, l'esito sarà molto simile a quello di Musk. Anche qui, anche lo svolgimento è molto simile a quello di Musk, perché Damiano utilizza anche lui una Walking of a Ho. È partito con la sua regina dal lato alto dello schermo a ore 1, è andato a prendersi alcune difese più il re nemico e successivamente ha fatto uscire il castello del clan composto da un mastino a livello 4 che la regina va a distruggere senza molti problemi. Adesso la difesa aerea targetta i guaritori e ne uccide uno. Successivamente Damiano parte dal lato basso dello schermo a ore 6 con un golem e 5 valchirie, va a distruggere la regina e tutto lo scompartimento dove appunto risiede l'eroe nemico. Successivamente è partito con i suoi domatori da ore 3 con l'utilizzo di una cura, è andato a distruggere alcune difese, tra cui la torre stregone, la torre arciere, una difesa aerea, un volano se non ricordo male, e soprattutto l'arco X livello 3. Come vedete le truppe hanno vita facile contro questa base e almeno non ha neanche lui bisogno di utilizzare alcune pozioni, una cura e una furia. Quindi risparmiati per Damiano, che non swagga neanche lui tutti i tiri su sto video, ma non lo so. Non va bene questa cosa, gli dirò la prossima volta di buttarle per umiliare l'avversario, perché è così che si fa. Andando oltre, passiamo all'attacco di Spak, facendo i complimenti a Damiano per questo attacco. Spak utilizza anche lui una Walking Lalune come quella di JC. JC, mi sono scordato prima, ma penso che abbiate notato, non aveva il re. È riuscito comunque a tristellare quella base in modo egregio, risparmiando anche una rapidità se non ricordo male, che però non ha swaggato neanche lui se non ricordo male. Vabbè, Spak va a prendersi la regina avversaria, appunto come avete visto, con la sua regina con l'utilizzo di una furia. Successivamente ha fatto uscire il castello nemico composto anche qui da un mastino a livello 4 che ha distrutto con l'utilizzo di una velena per i lava pop. È andato a prendersi la prima difesa aerea, successivamente è partito col suo Lalune in senso anti-orario, usa subito una furia sulle sue mongolfiere per andarsi a prendere la prima difesa aerea, poi schiera tutte le sue mongolfiere in modo chirurgico ovviamente, due per difesa, e quando le mongolfiere ancora non sono arrivate alla terza aerea, la regina va a distruggere con l'aiuto del re. Quindi non ci sono problemi per le mongolfiere di Spacchi, lava pops sono tantissimi, non utilizzano furia, neanche lui swagga, vabbè. Sarà la nuova moda non swaggare le pozioni. Io continuerò a farlo ovviamente, perché se non swaghi non sei forte, quindi siccome io sono forte mi tocca swaggarle. Adesso partiamo
Continuiamo anzi con l'attacco di Delord Black, anche lui senza con la resina a 30 come quella di Jesse, utilizza una Walk in Laloon, va a prendersi subito con la sua regina e 4 guaritori con l'utilizzo di una furia la prima aerea e la regina avversaria. Questo attacco è molto simile a quello di Jesse perché, come vedrete, andrà sempre con gli spaccamuro a spaccare la seconda linea difensiva. Adesso Lord Black utilizza la seconda furia sulla regina, utilizza l'avveleno per andare a distruggere il castello del clan, che è composto da un drago e da un gonfiere anche in questo caso. Poi la regina prosegue la sua entrata all'interno del villaggio, scusate. L'artista nel frattempo ha targettato un guaritore, l'ha ucciso, poco importa, la regina va a prendersi la seconda difesa aerea. Lord Black parte col suo alun in senso orario, partendo dal settore sotto a quello della regina. Scoppiano in questo momento quasi contemporaneamente due mastini in angolo, tantissimo golpiere, l'Arquist sta targettando un'altra guaritrice, una passione l'Arquist per i guaritori. E le mongolfiere rimaste sono veramente tantissime come il Lava Pop. Vediamo se Lord Black swaggano, mi sembra di no. No, non swaggano anche lui. Vabbè, ragazzi, cosa volete che vi dica? Sta guerra non l'ho combattuta in RBN, mi informerò su questo fatto perché è un fatto molto grave che non si swaggino le pozioni. Detto questo, il video è terminato. Video dedicato alla nostra 300esima guerra. Vi ribadisco i miei ringraziamenti, i miei complimenti a non solo ai capi in questo caso, ma anche a tutti i ragazzi del gruppo RBN. Vi ringrazio comunque per tutti i momenti passati insieme. Sì, lo so ragazzi, vi voglio bene. Ve lo dico, io ho l'opportunità di dirlo qui su YouTube, ma sono sicuro che mi ricambierete su WhatsApp. Il video è finito, comunque anche voi iscritti che non fate parte di RBN, lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un salutone da tutta la famiglia RBN e da Peppi. Piccola nota post video, mi ero scordato di una cosa importantissima, importantissima, sì ragazzi, perché mi sono scordato di ringraziare una delle persone più importanti all'interno di RBN, ovvero Berga, perché è grazie a lui che sto commentando questo video, che esiste questo video, che esiste questo canale, perché vi garantisco che ci mette il suo impegno quotidianamente per portare avanti questo canale, dove appunto possiamo mostrare i nostri attacchi ed è motivo di orgoglio appunto farvi vedere i nostri attacchi su YouTube, ed è motivo di orgoglio per me, Peppi, rappresentare, possiamo dire così, il clan RBN su YouTube commentando gli attacchi. E quindi non so che dire ragazzi, veramente Berga fa un lavoro incredibile, ve lo garantisco al 100%, e oltre ai suoi meriti ovviamente nel gioco è un giocatore fortissimo, avete visto un sacco di attacchi all'interno del suo canale, quindi mi ero scordato di ringraziare una delle persone più importanti di RBN, ho rimediato, quindi ragazzi vi saluto nuovamente e vi auguro una buona estate.